Traffico rallentato questa mattina sulla linea ferroviaria che collega Milano, Como, Chiasso nella stazione di Carimate. La causa? Un incendio divampato nel sottopasso in costruzione. Il rogo divampato accanto ai binari ha danneggiato i cavi tecnologici utilizzati per la gestione del traffico ferroviario. Sul posto, già dalle prime ore del mattino, sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare la piena funzionalità della linea. Il traffico ferroviario è stato infatti sospeso attorno alle 6 del mattino ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Seregno, Camnago e Como. Avvisiamo che i treni della linea Milano-Como-Chiasso subiranno ritardi fino a 40 minuti e variazioni per un intervento dei vigili del fuoco nella stazione di Carimate. Variazioni di percorso, cancellazione e rallentamenti che hanno superato l'ora di attesa intorno alle 8 del mattino. Si è trattato di un'altra, l'ennesima, mattinata di disagi per i pendolari. Su questa linea succede sempre qualcosa, dice Ettore Maroni, portavoce dei pendolari comaschi. Purtroppo noi viaggiatori siamo abituati ai continui disagi, ma i nostri datori di lavoro no. Questa mattina siamo arrivati in ufficio tutti un'ora dopo. Nella mattinata la circolazione ferroviaria è poi gradualmente ripresa. Intanto sono in corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.